FVG Tech, la tecnologia in TV. Un programma di Gabriele Gobbo. www.fvgtech.it. Ben ritrovati cari amici telespettatori, oggi un gradito ritorno, era già stato con noi qualche puntata fa, Alessandro Palmisano, co-founder di Trendevice, benvenuto. Ciao Gabriele, ciao, buongiorno a tutti. Non potevo non chiamarti nuovamente perché oggi parleremo della mela, ovvero sia di Apple, l'azienda di computer, si direbbe qualche decennio fa, comunque l'azienda digitale che produce iPhone, Mac, iPad, eccetera, eccetera, e ti ho chiamato perché tu, assieme anche a me, ma anche alle tue aziende, hai le mani in pasta con il mercato Apple da un po'. Ma per fare un recap, per chi si è perso, per quei pochi che si sono persi la puntata dove ti abbiamo avuto ospite, ci puoi dire in 30 secondi di cosa ti occupi in questo mondo? Allora, sono cofondatore di ByDifferent e dal 2003 ci occupiamo di upgrade esclusivamente per computer Apple e dal 2014 sono co-founder anche di Trendevice, azienda di e-commerce, anzi di re-commerce tecnicamente, con cui diamo nuova vita a iPhone, iPad, smartphone, anche Samsung e di altri brand, ricondizionandoli e vendendoli come con la formula usato garantito 12 mesi. Allora, ovviamente facendo queste due attività fortemente legate al mondo Apple, ne sai parecchio e mi ricordo ai tempi non sospetti eravamo i primi utilizzatori dei prodotti Apple, si tratta di qualche decina di anni fa ormai, e abbiamo visto il mercato evolversi, no? Da Apple al 2%, nessuno sapeva cos'era, eccetera, a Apple che è diventata uno dei marchi più forti nei prodotti tecnologici a partire dall'iPhone. Ma la notizia ovviamente non è questa, la conoscono tutti e partiamo come sempre facendoci ad entrambi scottare la sedia leggendoti un titolo veramente dell'ultima ora, di pochi giorni fa. Apple crolla in borsa, meno 10%, bruciati quasi 500 miliardi di capitalizzazione. Cosa vuol dire, prima di tutto, a livello così di soldi questa cosa? Cosa si intende? 500 miliardi di capitalizzazione per i nostri telespettatori. Tecnicamente mezzo trilione di dollari. Cioè, allora. cioè ha perso più di quanto vale in globale Facebook, quasi, no? Sì. Sì, ha perso in termini di capitalizzazione più di quello che vale oggi Facebook. Allora, la capitalizzazione che cos'è? Semplicemente ecco, è un numero che è dato dal numero di azioni in circolazione moltiplicate per il loro valore unitario, ossia nel complesso esprime quanto vale sul mercato borsistico l'azienda. Ovviamente quando hai un'azienda che parte da valere un trilione di dollari, naturalmente perdendo già solo il 10% stai bruciando 100 miliardi di dollari. Se posso permettermi, ovviamente non hanno bruciato soldi che avevano in tasca nel portafoglio, passami il termine, io non sono molto pratico di borse, ma non ha bruciato soldi, non ha bruciato la sua liquidità, ha bruciato il valore che potrei dire quasi virtuale, non per chi ha le azioni ovviamente, ma nel senso che oggi, se oggi brucia il 10%, magari domani fa più 22%, non si sa. Si tratta comunque di un danno per l'azienda stessa, secondo te, o solo per gli investitori? Allora, completando un minimo la spiegazione per i non addetti ai lavori, è semplicemente, se vogliamo fare un paragone con il mercato immobiliare, è come dire che hai una casa che vale 200.000 euro a ottobre e oggi viene a casa tua un agente immobiliare, ti fa la valutazione, invece di valere 200.000 euro vale 140.000 euro e dici: guarda, si sono bruciati 60.000 euro di valore. Naturalmente, se tu nella casa ci abiti e non la vendi, non ti cambia nulla. Invece, se l'hai comprata a ottobre e la devi vendere oggi, hai una minusvalenza, che sarebbe la stessa cosa
se tu hai comprato le azioni Apple a ottobre, le vendi oggi, praticamente porteresti a casa un meno 40%, perché c'è da dire che il 10% che ha perso l'altro giorno dopo questo profit warning Apple, dopo questo outlook negativo, non equivale ad aver perso i 430 miliardi di capitalizzazione. I 430 sono stati persi nel tempo da ottobre a oggi. Perché devo dire che ottobre però è stato quasi il momento di picco, quindi era sì, normale che prima o poi scendesse, no? Assolutamente. E questo 10% di questi giorni che il 10% ha allarmato un po' tutte le testate. Sì, perché diciamo a livello sensazionalistico il meno 10 è stata un po' la botta finale dopo che c'è stato un continuo calo dei corsi azionari che è partito per l'appunto da ottobre. Ma mentre da ottobre ai primi di gennaio la discesa è stata giustificata da così, da sensazioni di mercato, da un po' di rumors, speculazione, eccetera. Il crollo meno 10 dell'altro giorno è stato invece determinato da una notizia reale, ovvero il taglio delle stime sul fatturato del trimestre di circa 9 miliardi di dollari, ossia si aspettavano di far vendite per 93 miliardi di dollari e invece ne hanno fatti per 84 miliardi. Certo che fa un po' ridere che taglia le stime di 9 miliardi e perde 500 miliardi, ma qui entriamo in cose che non ci interessano perché con te che hai vissuto il mondo Apple quasi agli albori, possiamo dire, soprattutto qui in Italia, no? E poi vorrei approfondire il discorso delle motivazioni secondo noi, perché qualcuno dice sia colpa della Cina, qualcuno dice che Trump ha bloccato le vendite con la Cina, un casino, una cosa e l'altra, qualcuno dice che ci sono troppi iPhone nel mercato e quindi gli iPhone funzionano pare così bene che uno magari si tiene un iPhone 6S per 5 anni invece che per un anno, non c'è questo turnover. Ma volevo leggerti un altro titolo. Goldman Sachs pensa che Apple farà la fine di Nokia. Parentesi, Nokia era leader assoluto indiscusso del mercato, Apple ha fatto l'iPhone a soldoni, eh. Nokia non è stata capace di innovare in maniera velocissima, di rispondere velocissimamente da leader di mercato, adesso forse sì, no, che esiste qualche pezzettino sparso per il mondo. Goldman Sachs, al di là di chi sono, cosa dicono, quando dicono, ma è vero che Apple farà la fine di Nokia? Lo chiedo a te, io la mia risposta ce l'ho, ma sei tu l'ospite. Allora, a mio avviso assolutamente non c'è questo rischio oggi. Quello che è successo negli ultimi anni è un dato in dubbio, non è un discorso delle vendite in Cina. Allora, la Cina, per dirti a numeri, vale all'incirca il 20% delle vendite di Apple, l'altro 80% è sparso worldwide. Ora, dire che discorso Trump o Cina siano la causa di questo decalage importante che c'è stato sulle azioni Apple è assolutamente falso. Allora, il tutto è naturalmente legato, il valore di un'azione, di un'azienda in borsa è naturalmente sempre legato alle aspettative. Ora, se un'azienda trimestre dopo trimestre batte costantemente quelle che sono le aspettative da parte degli analisti. Quindi è molto che tempo dicono, che Apple ogni volta quasi fa record, ogni volta record su record, migliora. Sono 15 anni. È normale che tu hai una sorta di elastico tiratissimo, no? Che arriva a valere uno sproposito, quindi era arrivata a $1 trilione di valore, ma naturalmente per la legge fisica più l'elastico è tirato, no? Più la molla è tirata, più appena si sgancia un attimo hai un effetto di rimbalzo molto forte. Quindi per mantenere una capitalizzazione di $1 trilione, Apple avrebbe dovuto fare un ulteriore trimestre con risultati non solo in linea con le aspettative, ma addirittura oltre, cosa che ha costantemente fatto per negli ultimi 15 anni. Direi questo... 15 anni di tiraggio di elastico. Voglio dire, se qualcuno avesse tra di noi comprato un migliaio di azioni Apple 15 anni fa, o addirittura quando valevano pochi dollari, adesso sarebbe milionario, no? Ma è chiaro che va da sé che a un certo punto non puoi sempre migliorare.
E qui arriva quello che io in realtà penso, al di là di tutto quello che hanno scritto i giornali, al di là di Goldman Sachs che dice questa cosa che è finita sui giornali, secondo me lei stessa per finire sui giornali, perché ha fatto altre sparate che poi si sono rivelate completamente errate, qualcuna la becca, ma è un discorso di, passami il termine, fake news, però per far parlare di se stessa, no? Metti vicino una notizia negativa dopo 15 anni grossa, il tuo nome e la parola Apple, fai la botta di visite sui siti internet. Quello che però io penso che forse a un certo punto, al di là che il mercato è saturo, perché come abbiamo detto prima ci sono talmente tanti iPhone in giro, iPad, è un po' che non innova, oppure siamo noi clienti che vorremmo sempre di più. Mi ricordo quando si guardavano in differito, si leggevano e basta le novità alle presentazioni di Steve Jobs, ogni volta io cadevo dalla sedia dalla novità, no? Adesso sì, ok, un po' più bello, un po' più veloce, ti faccio il battito cardiaco con l'orologino, la fotocamera 3 megapixel in più. Non è che forse siamo un po' stufi? O forse siamo arrivati a un livello di innovazione che è davvero difficile fare? Ormai un iPhone è come avere un mazzo di chiavi, cosa innovi in un mazzo di chiavi? Cosa dici? Steve Jobs l'aveva vista troppo lunga, o quelli che ci sono adesso sono un po' persone che vivono di rendita, andiamo finché il marchio tira? Beh, allora, prendiamo gli ultimi ormai 12 anni. A livello di prodotto, cosa è avvenuto negli ultimi 12 anni? Quindi in un lasso temporale che va da gennaio 2007 a gennaio 2019. Gennaio 2007, lo ricordiamo tutti, arriva Jobs, lancia l'iPhone, rivoluzione planetaria. Da lì in poi l'unico prodotto innovativo realmente, parliamo di innovazione vera che cambia la vita delle persone, se posso, l'iPhone l'ha cambiata. Prima avevamo sti telefonini, si andava sempre sul più piccolo, adesso si va sempre sul più grande. Quindi per i giovani in ascolto, credetemi, una volta gli smartphone non esistevano, ve lo giuro. Beh, allora, per i giovani in ascolto diciamo che può essere molto istruttivo per capire la portata dell'innovazione che ha determinato il lancio dell'iPhone, andarsi a vedere su YouTube il keynote di gennaio 2007, che resta in assoluto una delle opere più magistrali in termini di comunicazione aziendale mai realizzata nella storia dell'imprenditoria. Ad oggi è ancora una delle presentazioni più studiate in assoluto nei master e nelle università quando si parla di comunicazione e di marketing. Quindi sicuramente è molto istruttivo andarselo a vedere, perché in un passaggio Jobs fa proprio vedere, facendo il diagramma del posizionamento competitivo, fa vedere quello che era lo status quo a gennaio 2007 degli smartphone, e vedersi, quando abbiamo visto, ti ricorderai bene anche tu Gabriele, quando abbiamo visto questo schermo con un solo bottone frontale, tutti ci siamo chiesti, ma come cacchio ci scrivi lì sopra? C'era la gara a fare più tastiere possibili, c'era BlackBerry all'epoca, esatto. Sembrava che fosse quella la strada del futuro, no? Sì, assolutamente. Quindi la famosa, dicevo, frase, il dito è il miglior puntatore che la natura abbia mai inventato. Da lì, ragazzi, il touch non l'avrà inventato Apple, ma le abitudini che abbiamo nelle nostre tasche le ha inventate, ragazzi, non lui magari, ma la sua azienda, Steve Jobs. Quindi prima non c'erano. In questi anni, in questi 12 anni, dopo l'iPhone, cos'è che ci ha rivoluzionato le vite? Allora, ancora no, però è sulla buona strada per farlo laddove ci sia uno sviluppo in tal senso. Ma l'unico prodotto realmente innovativo che Apple ha lanciato è stato l'Apple Watch, punto. Quindi per il resto, l'orologio di Apple. L'orologio di Apple. Anche perché per il computer resto, sempre più potenti, iPhone sempre più grandi, iPad, ma comunque l'abitudine è quella. L'orologio forse era quello che mancava, perché occhiali interattivi io ho visto solo grandi buchi nell'acqua, no? Allora prendiamo gli iMac di oggi sono basati ancora su quello che era l'iMac nel 2004-2005. Vogliamo parlare del Mac Pro, se andiamo un vero pietoso, ovviamente i MacBook Pro Retina sono una costante evoluzione di ciò che c'era già 10, 12, 13 anni fa.
si è fatto un po' un prodotto più fighetto con il MacBook più entry level, ok. L'Air lo hanno lanciato nel 2008, ragazzi, stiamo parlando di 11 anni fa. Però c'è un mercato che oltre a questi active aggeggi magari potrebbe essere interessante per Apple, o secondo te non andrà? L'interazione vocale, quindi con lo speaker che ormai fanno tutti i grandi marchi, che ci parli e ti aiuta. Forse è meno rivoluzionario di avere l'aggeggino qui, dopo lo facciamo vedere, no? Allora, Apple e soprattutto Cook hanno fatto una cosa in questi anni di sua gestione: hanno cavalcato quella che è la rendita di posizione, hanno provato a fare degli esperimenti piccoli anche verso l'Internet of Things con Siri, ma non hanno proprio osato, perché naturalmente dietro a questo c'è un motivo concreto. Allora, l'innovazione di Apple, che come hai ben detto tu, si è fermata, e si è fermata, se vogliamo, al 2007, ok? Si è fermata perché? Perché non c'è più Jobs, e perché è stato sostituito da quello che era il COO, ovvero il direttore operativo. Tim Cook non è un innovatore. Pazzo furioso, con delle idee, passatemi il termine, malsane, che però ha sempre detto: riuscirai a stare primo, fin tanto innoverai più velocemente degli altri. Esatto, la frase non è proprio così, ma questo è il senso. Siamo passati da uno che dice: soldi sono soldi e io devo garantire agli investitori di guadagnare dei soldi ottimizzando la mia azienda. È un po' questa la differenza. Lui si occupa di operation, lui si occupa di numeri. Cioè, allora, nel fare quello che ha fatto è stato bravissimo, perché comunque ha preso un'azienda che quando è entrato nel 2011 valeva 300 miliardi di dollari e l'ha portata a valere a ottobre un trilione di dollari. Quindi fare uno scaling a questi livelli... miliardi. Esatto. Non un milione, esatto, di miliardi, ci sono trilioni, cioè trillions... Mille miliardi, ok. Allora, mille miliardi, ragazzi, quindi a numeri ragazzi, questo cioè, ci sta partire dentro. Da un'azienda che già fa 300 miliardi, che vale già 300 miliardi, e portarla a mille non è una cosa che sanno fare in tanti a livello mondiale, perché era già una bella sfida, veramente incredibile. Già no? Fare il 10% di incremento, ragazzi, questo l'ha triplicato. Questo l'ha triplicato. Andiamo a vedere cosa ha fatto Jobs prima, però. Cioè, Jobs è l'uomo che ha preso Apple nel 97, che valeva in quel momento circa 3 miliardi, e l'ha portata a 300. Cioè, Jobs ha fatto 100 per, e Cook ha moltiplicato di altre 3 volte questo risultato. Quindi, cioè, parliamone. Di quello cioè abbiamo uno che ha inventato il personal computer. Io dico inventato, poi ci saranno quelli che mi dicono esisteva già Olivetti. Quando ti ricorderai, a metà degli anni 90 c'erano i titoli come quelli di oggi, ma lì era un'altra situazione. Era vero certo, che era sull'orlo del fallimento. È arrivato lui, ha preso questa azienda che in quel momento valeva in borsa circa 3 miliardi di dollari, ha iniziato a sfornare dei primi iMac colorati, e poi l'iPod, e poi l'iTunes. Era quasi una rivoluzione, perché comunque ha rivoluzionato l'utilizzo del computer 100.000 anni fa, e la fruizione della musica. Adesso per voi è normale ascoltare la musica nei telefonini, ragazzi, ma la musica liquida è stata resa popolare da Steve Jobs. Gli avevi in tasca queste migliaia di canzoni con l'iPod, ha fatto gli smartphone. È chiaro che questo chi lo batte a livello di innovazione. Ma ti faccio un'altra domanda, Alessandro, e so che stiamo tagliando velocissimi e mi sa che anche oggi sforeremo, ma al giorno d'oggi è ancora possibile innovare? Io sul mio blog scrissi che ogni volta che c'è un telefonino, sì, ok, bravi, bello, veloce, ma è la nostra aspettativa forse troppo alta. Cosa innovi oggi, se non software e servizi? Ma a me di poter parlare al telefonino, preferirei il teletrasporto se devo scegliere un'innovazione. Allora, ovviamente, Gabriele, innovare ha in sé sempre un po' il seme del rischio. Quindi Apple, che oggi è gestita da uno che è un manager di ferro, è difficile che andrà a rischiare.
io vedo una cosa nel futuro prossimo di Apple, se mi posso permettere. Devi. Penso che sia arrivato il momento di mettere mano al portafogli e fare delle acquisizioni più rilevanti di quelle che ha fatto negli ultimi anni. Come ben sai, Apple ha in mano, adesso non ho il dato aggiornato, dovrebbe avere ancora circa 130-150 miliardi di dollari di liquidità. Significa che soldi Apple liquidi in saccoccia che lo Stato americano adesso giusto un pelo in, problematicamente in liquidità, no? Per fare un esatto. parametro. Quindi, ma cosa compra però? Qualcuno dice che compra Netflix. Ok, ma che rivoluzione è ormai Netflix? Sono servizi. Tutto quello che ha comprato Apple fino ad oggi, bene o male, è andato a rotoli, che sia la piccola app per gestire i flussi sull'iPhone, che è andata di moda un mese, che ne so, Beat con le cuffie, ok, produce cuffie, guadagna 5 euro a cuffia. Io chiedo anche ai miei telespettatori, se voi sognate la notte una mega innovazione che vi cambia la vita, a cosa pensate? Io non... cioè, un'auto elettrica, ma che innovazione è? Quattro ruote, il volante. Grazie all'iPhone, poi sono nati tutti quelli che usiamo tutto il giorno, Facebook, senza un iPhone in mano. Dove andavi? Cioè, dove vai? Instagram, senza uno smartphone... e tutto insieme nasce tutta questa grande rivoluzione. Un indotto mostruoso che si è creato. Cosa facciamo? Cioè, oltre al teletrasporto e viaggi nel tempo, è dura innovare sempre e andare a finire a valere 100 miliardi di triliardi di miliardi. Ma, di... ma allora, per questo che c'è bisogno, tra virgolette, di contaminazione. E la contaminazione ce l'hai a volte quando fai acquisizioni esterne. Perché? Perché naturalmente lo stile manageriale dell'amministratore delegato negli anni viene trasmesso alle linee di manager dipendenti sottoposti. Quindi sì. Se non hai un leader che spinge verso l'innovazione, passati ormai 7-8 anni, praticamente la creatività si appiattisce e ci si siede su quello che è il vantaggio competitivo che è stato un'eredità presa da Jobs. E non dico che siamo diventati con Apple come Microsoft all'epoca, però dal punto di vista del ciclo economico aziendale, purtroppo siamo arrivati un po' a quella che era la situazione di Microsoft agli inizi del 2000. Infatti Microsoft che cosa ha fatto dal 2000 in poi? Una serie di acquisizioni per rimanere a galla. Perché che cosa succede? Quando hai un'azienda che cresce, cresce, cresce e soprattutto macina profitti come Apple, si accumula liquidità e quando l'innovazione interna non riesce più a spingere le vendite e i profitti, devi prendere mano al portafoglio e acquisire aziende esterne dove ci sono dei manager, degli imprenditori, degli innovatori che te la portano dentro questa innovazione. Certo. Questo è che Steve Jobs creava dei mercati dal nulla. Certo. È molto facile essere i numeri uno e fare miliardi nei mercati che fino a ieri non c'erano. È chiaro che se Apple inventa i viaggi nel tempo per 10 anni, macinerà miliardi perché sarà l'unica che li fa, no? Certo. Questo forse è un po' il discorso. Non ci dimentichiamo anche che negli ultimi anni il 70-80% dei profitti degli smartphone era di Apple. Beh, se andiamo a vedere le percentuali, sarà vero che tutti gli altri marchi vendono di più, vendono di meno, messi tutti assieme, la percentuale è stretta, ma a livello di profitti, anche come app vendute per i propri smartphone, i profitti sono nettamente diversi. Guarda, è brava allora, a capitalizzare. Gabriele, io ti vorrei dare giusto un dato. Dammi tutto un dato, così chiudiamo con dei numeri e facciamo quelli seri. Numeri alla mano, no? Per un po'... ribilanciare questo sensazionalismo eccessivamente negativo, ti do questo dato qua. Allora, il 2018 di Apple si è concluso con un fatturato di circa 265 miliardi di dollari e su 265 soldi che ha preso dalle persone, dai clienti, vendite e su 265 miliardi, tieniti forte, ne ha fatto di utile netto quasi 60.
ok? Ha un netto, un guadagno su ogni pezzo venduto clamoroso. Assolutamente, sì. E se io adesso ti chiedessi quanto fa parte del software questo guadagno? Allora, sul software il guadagno è indiretto, Gabriele. Allora, perché il prezzo a cui vengono venduti i Mac, gli iPhone e gli iPad è più alto perché c'è in omaggio OS X e l'iOS. Poi se mi stai chiedendo quale percentuale di questi profitti o vendite deriva dalle fee di App Store, me lo devo andare a prendere il dato, però naturalmente non lo dicono quasi mai, i dati scorporati Apple non è che li dica tanto. Vero è che parte del fatturato, chiamiamolo semplice, sono l'acquisto di app, lo spiego, poi chiudiamo veramente, il regista mi ucciderà. Io faccio un'app, la vendo a $1.30, Apple se li tiene, no? Certo. Quindi ogni app che viene venduta Apple guadagna più o meno senza far nulla, passatemi il termine. Se faccio il backup posso comprare lo spazio sul cloud e mi costa €1 al mese. Devo dire che Apple è stata brava anche a cercare di fare del gran denaro dai servizi immateriali a parte, no? Perché è chiaro che vendere un'app o 1 miliardo di app a Apple costa uguale, vendere un Mac deve comunque produrlo. Quindi mi stai dicendo, come ovviamente si sa, Apple non fallisce, non fallirà, anzi era più facile fallisse con Steve Jobs, perché questo, se aveva 500 miliardi di liquidità in tasca, ne metteva 498 in un'idea strampalata davvero per i viaggi del tempo. All'inizio sì, poi è stato più morigerato, ti devo certo dire. Ma è stato comunque aiutato da qualche collaboratore, qualche collaboratore sì. Il capo di Apple di adesso lavora coi numeri, ragazzi, ma quando mai la fa fallire sta Apple? È chiaro che ha perso il 10%, tra un po' ne avrà, però ha trascinato tutto il mondo giù, cavolo, le certo. Borse sono crollate a causa di Apple. Sappiate che è successo questo: Apple ha detto guadagnerò il 10% in meno, boom, tracollo in borsa, ma prossimo anno dirà che guadagna di più, cioè diciamo che è molto aleatoria. Non fallisci quando hai un crollo del 10% in borsa, se hai dei manager. Beh, che sono allora capaci. Gabriele, il 10% per esattezza è avvenuto nei primi giorni di gennaio, in modo cumulato da ottobre parliamo di un calo di oltre il 40%. Certo, però, ma qualcuno, ripeto, che c'è lì, sta, se c'è qualcuno che c'è lì, gli ha fatto fare il 300% in più negli anni, non è? Voglio dire, ci sta assolutamente, nel senso che era tirato come un elastico. Cioè, tu per arrivare ad avere $1 trilione di capitalizzazione devi continuamente battere le aspettative. Nel momento in cui non le batti più, certo, gli investitori ovviamente dicono, ah, sai cosa c'è? Magari Apple adesso fa 2-3 anni di crescita piatta o di recessione dei fatturati. Poi cosa succede? Il mercato crolla perché Apple, Cook ha detto, il crollo è dovuto al rallentamento delle vendite in Cina, ovviamente a catena chi ancora non ha rilasciato i risultati trimestrali, no? C'è il rischio che faccia un po' la stessa fine, perché se Apple ha rallentato in Cina, rallenteranno anche gli altri. Quando il più grande di tutti dice una cosa, il mercato bastona tutti. Io però credo sia il momento per gli investitori, io non ne capisco nulla, forse è questo il momento di comprare un paio di azioni Apple. Potrebbe essere, sono ancora a buon mercato perché, ripeto, stiamo parlando di un'azienda che negli ultimi 12 mesi ha macinato quasi $60 miliardi di profitti. E un'azienda che ha fatto $60 miliardi di profitti, in borsa ne vale 450, ha un rapporto cosiddetto prezzo-utili relativamente basso, e quindi oggi si tratta di un titolo assolutamente a buon mercato. Allora, Alessandro Palmisano è co-founder di Trend Device, grazie mille di essere stato con noi, spero che abbiate capito tutto, io quando parlo di certe cose non le so spiegare. È sempre un piacere, Gabriele. Allora, sia parlare di queste cose che ripercorrere un po' gli ultimi 2 decenni del mondo Apple. Sempre un piacere. Io mi ritengo fortunato di aver potuto vivere queste grandi rivoluzioni tecnologiche. Ringraziamo ancora Alessandro. Come sempre ci trovate su tutti i social network, anche attraverso iPhone, perché siamo su iTunes con il nostro podcast video e audio, Spotify. Spotify potrebbe comprarselo, cosa dici? Ci sta, non ci ne sta. Vedo l'utilità, ma i soldi ci sono per farlo.
Netflix un po' meno, perché comunque vale già più di 100 miliardi, non pensavo. Ci trovate quindi su Spotify, che sia di Apple o no, Facebook, YouTube, Vimeo, che come sempre vi avviso che usiamo praticamente solo noi, tutti i social network, il sito internet fvgtech.it, Gabriele Gobbo, Alessandro Palmisano. Ciao. Grazie a tutti, alla prossima puntata. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook, Vimeo e tutti i social network. www.fvgtech.it.